Sono molto legato ai vini del Veneto. Li assaggio da anni, percorrendone i territori, alcuni fin nelle più minute pieghe. Il vino veneto offre un caleidoscopio di scenari emozionanti. Vigneti, cantine, paesaggi. I suoi principali interpreti hanno saputo nel tempo esprimere con compiutezza tutte le tipologie dello scibile enologico, attraverso spumanti di pregio, bianchi espressivi, rossi di carattere e deliziosi passiti. Ho deciso così di raccontarvi il mio viaggio, uno dei tanti possibili, che ogni anno mi porta a visitare i principali territori del vino veneto. Partendo dal lago di Garda, per arrivare fino al Piave. È un riflesso della mia esperienza personale, uscire da Milano e imboccare la A4 verso est. Il primo vino che incontriamo è Lugana, un bianco al contempo corposo e rarefatto che nasce a sud del lago di Garda e che si sviluppa tra Lombardia e Veneto. Già Isabella d'Este ammirava queste bellissime uve e più tardi, verso la fine del Cinquecento, Andrea Bacci parlava degli squisiti trebulani di questa zona. Lugana è un bianco dal carattere davvero particolare. Riesce a rendere espressiva una varietà di Trebbiano, chiamata Turbiana, che si differenzia dagli altri Trebbiano sparsi un po' dovunque in Italia per un carattere decisamente più pronunciato. Il grappolo è un grappolo compatto, un grappolo difficile, è un grappolo a contatto. Gli acini sono difficili da portare perfettamente a maturazione. Il suo segreto sono le argille, dure quando fa caldo, friabili quando piove. Sono depositarie di un patrimonio prezioso che conferisce al vino profumi, vigore e freschezza. Le argille sono un po' la nostra forza, perché sono quelle che conferiscono la caratteristica tipica, che è quella della mineralità. Io penso che per un appassionato di vino ne rappresentano anche l'aspetto più interessante. Da un lato, Lugana è un bianco
profumato, carezzevole, sottile, queste note no floreali, la mandorla. Dall'altro è un bianco di spalla, di corpo, di struttura, di vigore. E ha un finale gustativo, sapido. Carattere. Il carattere. Questo vino un po' così difficile da inquadrare, da mettergli dei paletti, cioè un vino che un po' ti scappa tra le mani. E... La maggior parte delle vigne per un produttore sono individui, quindi con un loro profilo, un loro carattere. Un vino, come un essere umano, può essere aperto o chiuso, scorbutico o graffiante. Può essere un vino semplice o un vino complesso, può essere un vino immediato o un vino che ha bisogno di un lungo e attento ascolto. Ci sono degli aneddoti che sono legati a questo vino che li sentiamo dentro, che sono nostri, e sono i ricordi chiaramente di quando tu eri bambino e vedevi tuo padre che da uomo di Lugana, persona non solo appassionata, persona anche viscerale di questo territorio, che ti spiegava quello che era la durezza di questo tipo di terreno, della difficoltà di lavorare le nostre argille, e lui diceva sempre: il Lugana non berlo giovane, aspetta sempre l'anno dopo, i 2 anni dopo ad affrontare questo vino, perché subito è un vino rude, ma dopo diventa una cosa straordinaria. Custozza lo possiamo definire un vino bianco che sposa e riassume il concetto di territorialità. Il Custozza è un bianco fragrante, arioso, delicatamente aromatico. Ed è un bianco affascinante non soltanto per il suo paesaggio, il suo territorio. Le colline moreniche si sposano anche con quelle che sono fondamentalmente le uve autoctone di questa zona, quindi la Garganega, il Trebbiano e la Bianca Fernanda. Oggi facciamo la Fernanda, mi raccomando, scegliere i grappoli quelli più belli, quelli che hanno preso più sole. Occhio alle seconde fioriture, quelle me le lasciai in drio. È bella l'uva quest'anno. Il Custozza ha la particolarità di avere un uvaggio articolato e complesso, che varia da produttore a produttore. Vi confluiscono infatti diverse varietà di uve. Quindi in un certo senso cerca l'equilibrio perfetto. È molto interessante andare in zona e assaggiare le diverse vinificazioni e vedere poi come questi diversi caratteri varietali vanno a combinarsi all'interno del bianco finale, e questo crea una varietà stilistica all'interno del territorio, nel senso che non tutti i Custozza ubbidiscono allo stesso identikit.
nel XVI secolo, Marin Sanudo, storico e politico veneziano, lo definì perfettissimo. È il Bardolino, fragrante rosso dal profilo sottile e speziato, che nasce tra le colline moreniche sulle sponde veronesi del lago di Garda. La Corvina per me è l'uva della tradizione di Verona, è l'uva della storia qua del territorio, è l'uva che mi ricordo da quando ero ragazzo, varia da annata a annata, da come la si coltiva, da come la si segue, come la prima donna, è un'uva che vuole essere coccolata, che vuole essere... È difficile pensare che un'uva così possa essere cullata anche dalle moderne macchine per la raccolta. Eppure è quello che mi spiega uno dei principali produttori del Bardolino. Con il miglioramento della qualità dell'uva data da vigneti a filare si è introdotta anche la meccanizzazione. Per scelta e non solo per dovere economico, proprio per una scelta tecnica di qualità. E possiamo vedere nel filare come la macchina raccolga solamente gli acini dell'uva e non i raspi che rimangono attaccati al vigneto. L'impatto della macchina dimostra una certa veemenza nei confronti dei nostri vigneti. È più la veemenza che si percepisce da fuori che non quella che viene percepita dall'uva e dalle viti. E poi queste uve sono le uve che ci danno il Bardolino che conosciamo con la sua finezza, che fa proprio dell'armonia e della leggerezza i suoi pregi maggiormente riconosciuti. Bardolino è un rosso fragrante, profumato, leggiadro, ha un tannino sottile, una beva incalzante. Sono le vere doti della Corvina, per cui la capacità di dare un vino sì fruttato nelle versioni più giovani, ma speziato con l'invecchiamento, robusto, ma nello stesso tempo fine. Se dalla sponda veronese del lago di Garda ci spostiamo di pochi chilometri a est nell'entroterra della provincia, dalla zona del Bardolino passiamo gradualmente al territorio della Valpolicella. Il vino che ne prende il nome è costituito dalle stesse uve del Bardolino, ma il suo carattere è diverso, meno profumi e più struttura. Protagonista indiscusso della Valpolicella, vallata dalle tante cantine secondo una delle etimologie più accreditate, è però l'Amarone, un rosso di grande corpo e complessità, proveniente da uve fatte appassire.
per fare un grande amarone bisogna andare in collina, perché vede qua a terra ce n'è poca, c'è tanti sassi, ho sempre dato un pochino di acqua, ma sempre poca, perché la vigna deve sempre un po' soffrire. Per fare un grande amarone ci vuole corvina, corvinone e rondinella. Ci vuole sempre i grappoli piccoli. Ecco, i grappoli piccoli che si fa il vino buono. Dopo bisogna farle un appassimento fatto bene, poi viene vinificato, messo in botte per 2 anni minimo. È un vino spesso più buono a distanza di 1, 2, anche 3, 4 giorni dalla stappatura, perché ha bisogno di più tempo rispetto agli altri per esprimersi al meglio. Ecco, nel fattore tempo che risiede un po' il segreto e l'essenza dell'analisi organolettica. Il lento ascolto permette di affinare non soltanto i propri strumenti di analisi e descrizione, ma di rivelare proprio il carattere intimo di un vino. L'amarone, ad esempio. L'amarone non è un vino immediato. L'amarone è probabilmente la quintessenza di un vino complesso. Deve riuscire a mettere insieme in modo equilibrato l'aspetto alcolico, l'aspetto zuccherino, l'aspetto tannico, e quindi a comporre bene i profumi e a trovare in bocca un equilibrio gustativo che non sia cedevole, che non sia stucchevole, che non sia stanco, ma che sia reattivo, bilanciato, sfumato. Bisogna guardare sempre tutti i piccoli particolari, perché è da lì che crei un grande prodotto. Frecciando sull'autostrada, sono in pochi ad accorgersi che all'altezza dell'uscita di Soave si apre un vertiginoso panorama viticolo, scandito da colline vulcaniche e vigneti a perdita d'occhio. Qui nasce un bianco fascinoso e carismatico, di lunga tradizione storica, che già Cassiodoro nel VI secolo descrisse di bella bianchezza, di chiara purità, nato, lo si crederebbe, da gigli. È il Soave, che ha il suo cuore produttivo nella zona classica, tra i comuni di Soave e Monteforte d'Alpone. La nostra pianta, la garganica, è coltivata a pergola. La pergola serve perché la garganica maturi, prende un po' di sole, ma non troppo, se no si scotta l'uva. La pergola, perché la garganica prima di tutto è un vitigno che ha bisogno di distendersi, è più il grappolo è più grande, è più spargolo, anche i tralci, non puoi castigarla in un vigneto compatto molto fitto, ha bisogno di distendersi. La fortuna nostra sono i terreni vulcanici, che per noi è un dono del Signore, perché la vigna piantata in questi terreni ha un'espressione completamente diversa dai terreni normali, no? Perché la roccia vulcanica è ricca di minerali, è ricca di sostanze che poi entrano nel vino e gli danno quella marcia in più che fa la differenza. La purezza del Soave, la mineralità pura del Soave, non ce l'ha nessun altro vino.
in piena giovinezza è un vino che dà delle ottime sensazioni, però se aspettiamo qualche anno, quando comincia a uscire nel minerale, ti racconta una storia, ti emoziona, il vino parla da solo. Allora lì cominci a capire, cominci a sentire veramente il vino nel suo intimo, no? Che il soave ha una, classico soprattutto fatto in certi cru, ha una freschezza, una mineralità, anche nel tempo, mineralità pura del soave non ce l'ha nessun altro vino. Non si scrivevano tante cose sui libri una volta, sai, si lavorava e poi si passava con le parole e si raccontava al figlio come praticamente coltivare una vite. Mi ha detto mio padre, quando prendi in mano una vite, devi guardarla. Devi guardare vigna per vigna, la potatura va decisa in base a ogni vigna come si deve fare. Non si può generalizzare come avere a che fare con persone diverse, bisogna saper prendere sempre dal verso giusto. Aspetterei questo qua, prima di assaggiare. Questa partita qua di Salvarenza e vediamo se è il momento giusto per fare un travaso. Ma guarda che c'è un fusto qua che... Vamo assaggiare quello lì. Questo vai, prendiamo la cosa lì, capita? E... andiamo lì. Il Veneto è terra anche di grandi passiti. Questi nobili e preziosi vini dolci, prodotti con uve autoctone e prolungati appassimenti, non temono infatti confronti con le migliori espressioni nazionali della tipologia e sono frutto di tradizioni storiche consolidate. Nel Veronese, ad esempio, si produce da tempo immemorabile il Recioto, un passito che è rosso nella zona della Valpolicella e che diventa bianco tra le colline del Soave. Non saranno gli unici vini dolci che incontreremo nel nostro viaggio. Si chiama Recioto perché era sempre stato fatto con la selezione delle rece dell'uva, cioè la parte più alta del grappolo, che è quella più zuccherina, più matura. Il Recioto è nato prelevando le rece del grappolo, perché l'uva più buona è sulle rece, non in fondo al grappolo. Se lei assaggia questo qua in fondo e assaggia questo qua, vedrà che sente la differenza. Più dolce, più maturo. E ha dei sapori che non finiscono più. Il segreto di un grande Recioto è soprattutto quello di mantenere le tradizioni antiche. Quindi molta, molta lentezza nell'appassimento e tranquillità. Le uve devono sentire proprio il lungo inverno che passa dolcemente senza essere stressate da eccessive ventilazioni, forzature. Poco distante dal Soave si estende la zona dei Monti Lessini, territorio selvaggio e incontaminato, a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza. Qui cresce la Durella, un'uva autoctona che forma l'ossatura di uno spumante dal profilo nervoso, fortemente personale, la cui spiccata acidità si sposa benissimo con un tratto gustativo decisamente minerale. Il suo nome è Lessini Durello, trova le sue migliori versioni nel metodo classico e deve questo suo carattere irriducibile ai terreni vulcanici dove nasce.
territorio dove ci troviamo è un territorio estremamente, possiamo dire, selvatico. L'origine è vulcanica, qui proprio ci troviamo anche nei pressi di uno degli affioramenti basaltici più importanti di questo territorio. E il vulcano in questo senso ci dà anche tutta una particolarità climatica e pedologica, quindi di natura del terreno, che rendono questi areali assolutamente inconfondibili. I castelli di Montecchio sono proprio nel cuore della zona di produzione e sono nella tradizione, nella leggenda se vogliamo, appunto i castelli di Romeo e Giulietta. E quindi nella tradizione il Durello era anche il vino dell'amicizia e dell'innamoramento. Il Veneto pullula di nobili vini dolci e il torcolato è uno di questi. Questo è il colore di un torcolato, di un grande torcolato. Un'ambra aranciata, luminosa, cristallina. Il torcolato è un nobile passito che nasce in quel di Breganze. Una quindicina di comuni a nord di Vicenza sovrastati dal celebre altopiano di Asiago. Il torcolato nasce da una varietà autoctona, la Vespaiola, che su questi terreni di origine vulcanica trova un carattere diverso dagli altri. Tutte le colline della zona bassanese della Tocca Breganze hanno un'origine vulcanica. È un vulcano molto datato, la conformazione tipica del zappillo lavico con la stratificazione a cipolla. E nel torcolato, accanto alle note più tipiche del passito bianco, la frutta esotica, i canditi, l'avvolgenza zuccherina del palato, troviamo una dimensione più minerale, più idrocarburica, più verticale. Questo è marciume nobile. Asciuga il grappolo concentrandolo e dandogli aromi particolari, molto molto particolari. È lo stesso processo che avviene nei sauternes francesi. Si forma naturalmente in vigna e anche poi successivamente nell'appassimento della Vespaiola per il torcolato. Non di solo torcolato vive la vocazionalità della Vespaiola. Una varietà che nelle mani giuste riesce a produrre anche dei bianchi di personalità. Ritroviamo quelle caratteristiche più tipiche dei terreni di origine vulcanica, quali appunto gli idrocarburi, la mineralità, le note di pietrafocaia. Quindi tutta una dimensione che si allontana dalla componente più propriamente fruttata per dare al vino uno slancio sapido, un dinamismo trainante. Vespaiolo fortunatamente ha la necessità di tenere collegati tutti gli anelli della propria catena. La natura non ci perdona niente. Hai voluto raccogliere 10 grappoli in più, hai voluto non selezionare l'uva, hai voluto raccogliere perché hai paura della pioggia,
paghi lo scotto di non avere il prodotto che tu pensavi di avere. I coniugani sono forse poco conosciuti anche perché non è che ci entri per caso, bisogna entrarci con la volontà di scoprire questo paesaggio straordinario che è nel centro del Veneto. Ci sono molti monasteri, e c'è la cultura, anche il Foscolo ha vissuto qua vicino. Le ultime lettere di Jacopo Orti sono ambientate proprio sui coniugani, quindi è un posto che è stato sempre conosciuto dai grandi viaggiatori e dai grandi scrittori passati. E sono un po' anche quasi dei posti di meditazione, come il passito. Il moscato giallo ha delle caratteristiche particolari che poi ben si adattano su questi terreni vulcanici. Esprimono veramente delle nuance quasi di zagara, si chiama fior d'arancio per quello. Ha una buccia un po' più robusta del moscato bianco e un po' più rustico, dà delle grosse soddisfazioni sia appunto nella versione giovane spumante e con gli aromi primari, con questo profumo quasi agrumato, ma anche nelle versioni passite trova secondo me il culmine, affinandosi in bottiglia poi cominciano a emergere delle note mediterranee che vanno appunto dal fico al rosmarino, all'albicocca secca, insomma è veramente un vino che dona delle emozioni. I vini bordolesi, veneto-bordolesi, come li chiamo io qua, sono stati portati addirittura a fine dell'Ottocento, quindi per noi sono dei vitigni tradizionali, nonostante l'origine sia francese. Su questi terreni, a matrice vulcanica, nascono delle versioni di rossi bordolesi di grande tempra, molto profondi, molto minerali, rispettosi della varietà di origine, eppure con un quid di personalità tutta autoctona. Da piccolo, mi ricordo, si beveva il Cabernet e il Merlot, e quindi per noi il Cabernet e il Merlot, o Cabernet, come si dice correttamente, sono dei vini di consumo, era la nostra alimentazione. E siamo i più grossi produttori di Merlot e di Cabernet dopo il Médoc nel mondo come regione. Poi il vino d'alimento è diventato quello che è adesso, per cui si beve meno, si beve meglio, però sono rimasti nella nostra cultura e nella tradizione del popolo veneto, senza dubbio, questi vitigni.
Molti pensano al prosecco come a uno spumante semplice e beverino, magari prodotto in pianura, non sospettando minimamente che nella culla di queste bollicine si nasconde una viticoltura impervia, aspra, di incomparabile bellezza. Prosecco originario è Conegliano Valdobbiadene significa collina, che può essere la collina più dolce della zona di Conegliano, oppure la collina aspra quando comincia ad andare verso Quel San Martino, verso Farra di Soligo, verso Valdobbiadene. Il prosecco ha salvato, diciamo, l'agricoltura, ha salvato queste colline che se no altrimenti le vedreste tutte quante arruinate con slavine, eccetera. Questo è il classico colore che assume durante la vendemmia il grappolo prosecco, questo colore un po' giallo dorato che lo rende metaforicamente proprio il nostro oro. Un buon prosecco si sente in campagna, per modo di dire, però insomma quello che noi sentiamo nel gusto dell'acino è l'equilibrio tra zuccheri e acidi. Le basi non devono essere ricchissime di alcol. L'importante è avere però e mantenere quello che è un po' il segreto, la struttura acida, perché è quello che dà poi tutta l'esaltazione dei profumi, dalla freschezza, la fragranza. Il prosecco ha avuto fortuna come vino da aperitivo, un vino semplice, un vino da aperitivo deve essere semplice perché molto spesso non viene accompagnato con altro, però l'ambito naturale del prosecco è la tavola. Noi l'abbiamo sempre considerato a tavola qua. Cioè è il nostro vino di ogni giorno. Dall'amore di questa zona nasce anche maggiore attenzione per questo vino e quindi lo si esplora anche nelle sfumature. I profumi molto spiccati, molto floreali, molto netti, la beva indubbiamente molto invitante e un corredo anche gustativo fatto di toni freschi, toni minerali lo rendono un compagno di viaggio estremamente piacevole, estremamente stimolante. Mario Soldati raccontava che il suo segreto è nel terreno, in quelle grave del Piave, cioè in quei terreni ghiaiosi, in quegli antichi greti, in quelle golene tra il fiume e i suoi argini, dove si coltivano le vigne e dove maturano le uve sotto un sole ardente, nell'aria del mare vicino. Ti venivano i brividi un tempo quando lo si beveva e per berlo bisognava essere in tre, uno dal forte carattere che convinceva una seconda persona a berlo e la terza che lo sorreggeva dopo averlo bevuto. È il Raboso, un rosso irriducibile che nasce nella parte più orientale del Veneto e che storicamente è legato all'antico borgo di Tezze di Piave. Già Ruzzante nel Cinquecento lo definiva sgarboso. Il nome ne tradisce infatti il carattere rabbioso e roento per la spigolosità acido-tannica.
Ci sono voluti interpreti capaci per sfumarne i contorni senza fargli perdere tutta la sua personalità. L'appassimento ci aiuta molto appunto a domare questi spigoli che è il raboso, a renderlo un po' più morbido. Il raboso non è un vino per tutti, non è un vino ruffiano. Il raboso è un vino dal forte carattere, specchio della gente di questo territorio, gente forte, avvezza alle avversità. Mi vengono in mente le mani delle persone anziane di questo territorio, queste mani ruvide, piene di calli, vissute dal volto segnato dalle stagioni, dagli anni e quindi da tutto quello che queste persone possono aver attraversato. Qui non dimentichiamo che abbiamo subito sia la prima guerra mondiale che la seconda guerra mondiale. Qui in questo territorio è stato teatro di grandissime battaglie. Era la miseria di tutti, perché il sostegnimento era quel che era. La gente era andata via al fronte e noi eravamo piccoli, si stava tutti sotto una chioccia per poter mangiare, lavorare sì, per poter mettere qualcosa nel stomaco. Si andava a trovare le ragazze, no, a sera, e ora la comunità veniva fatta a strappare la foglia, cambiare le grisiole, portarle qua, portarle là. Tutto faceva passare il tempo intanto, no? A Tezze di Piave esistono ancora alcuni esemplari della vecchia bellussera, un'antica forma di allevamento a raggiera nata dall'intuito dei fratelli Bellussi. Questa forma poi si è persa, esistono rarissimi esemplari, uno addirittura del 1921, molto molto vecchio, che è un monumento alla viticoltura di questo territorio. Le viti erano maritate a dei gelsi e ancor prima addirittura degli alberi da frutto. A dei gelsi perché avevano la funzione, la parte vegetativa del gelso era il nutrimento per i bachi da seta e qui c'era una fiorente bachicoltura in questo territorio. Per me è stato fondamentale la lettura poi di un testo, 110 ricordi che formano il buon fattor di villa di Giacomo Agostinetti, nato qui nel comune di Cimadolmo. Eravamo nella fine del 1600, quindi in piena epoca della Repubblica Serenissima. Parlava appunto della viticoltura e soprattutto quello che ho trovato interessante è che parlava di come e su che mezzi conservare il vino raboso, e parlava di botti fatte con i legni del territorio. Quindi ecco qui un esempio di ciliegio, di castagno, di gelso, di olmo addirittura, ma molti alberi da frutto tipo il melo, il pero. E mio papà mi disse: ma ci siamo appena liberati delle botti perché avevamo preso l'acciaio, tu invece di andare avanti andiamo indietro in questa azienda. Credo che certe volte, rileggendo appunto la storia, si possa fare qualche passo indietro per farne molti di più in avanti. Noi con questi prodotti di nicchia invece dobbiamo cercare le radici più profonde del nostro territorio. Thank you.